Santanchè, quota 100, ha detto Iannicini, al di là di tutto è iniqua perché mette alcune persone in vantaggio rispetto ad altre, sostanzialmente quasi a parità di condizioni. Tanto mi lasci dire che come professore al governo abbiamo anche un professore Fioramonti, non so se più colto degli altri o più ignorante degli altri, visto che nei suoi post su Facebook scriveva un solo carabiniere ammazzato, nessun rispetto per le forze dell'ordine, per le donne. Quindi su questa cosa sui professori ha chiesto avrei scusa, qualcosa io da sappia, ridire anche ha pensando. Ha scritto delle stupidaggini e ha chiesto scusa. No, non ha chiesto scusa. Chi ha chiesto scusa? Chi ha chiesto scusa? Scusa. Ha detto di averlo anche contattato, aver chiesto scusa personalmente. Le risulta che pubblicamente... Scusi. Scusi, no, siccome lei sta parlando con me, quindi sono persona informata sui fatti, credo, no? Allora, scusa pubblicamente non l'ha mai chiesto e ne ha avuto più occasioni, ma non tanto nei miei confronti, nelle donne, perché cioè, insultare le donne abbiamo ma visto non l'ha chiamata privatamente? Il MeToo, se non ora quando. Sì, mi ha chiamato privatamente in maniera molto... non saprei usare il termine, dicendo vabbè, ma in fondo non era una cosa così grave, ero più giovane, quando si è giovani. E io sa cosa le ho risposto? Che se uno è un coglione a 30 anni non è intelligente a 50. Ah, beh. Quindi voglio dire, scusa, si è andata leggera lei. Questo. Detto questo, no, gli ho detto quello che pensavo, ma non posso andare leggera con delle persone colte e soprattutto con le persone che hanno in mano anche l'educazione dei nostri figli, perché fa il ministro all'istruzione, cara Mirta Merlino, e i nostri figli sono in mano a queste persone che bisogna andare a leggere quello che scrivono sulla rete, perché lì non c'è, come dire, come tante lettere anonime, no? Non ci mettono... Va bene, mi scusi, io pensavo che fosse chiarito veramente, io non sapevo come era andata la telefonata. Va no, bene, assolutamente chiaro. Non ci siamo chiariti privatamente e l'ho trovato anche una persona poco rispettoso della dignità delle donne. Questo mettiamolo da parte. Va bene.